Ti è mai capitato di dover sostituire l'audio all'interno di un video? E per fare questo molte volte hai ricompresso il video. Magari avevi il video non compresso, ma il video molte volte è già in MP4, un formato compresso in Horizon, Windows Media Video o altri formati di questo genere. Alla prima compressione vanno bene. Quando li comprimi nuovamente, la qualità comincia a scadere, si cominciano a vedere gli artefatti nella ricompressione del filmato. Non è necessario ricomprimere il filmato per sostituire l'audio all'interno di un video. Ti faccio vedere come si fa utilizzando QuickTime 7 nella versione sia per Mac che per Windows. Funziona allo stesso identico modo. La base di lavoro è un video che sia possibile aprire da QuickTime 7. Andiamo a vedere come si fa. Qui ho tre file, due sono audio e uno è il video. Uno è l'audio originale del video che ho estratto per fartelo vedere, l'altro invece è la versione italiana che è stata doppiata in sync esattamente su questo video e poi salvata. Uno è stereo, quello originale, mentre l'altro, quello in italiano, è mono. Dovrò modificarlo per farlo corrispondere al formato presente all'interno del video. QuickTime 7 offre uno strumento, proprietà audio, che ti consente di vedere cosa contiene il filmato. Qui infatti puoi vedere che contiene due file, uno audio che posso disabilitare o estrarre e quello video per cui posso agire nello stesso identico modo, estrarlo o disabilitarlo. Se disabilito la traccia video, QuickTime chiude lo schermo e lascia solo il player audio. Non si possono solo disabilitare o abilitare, ma anche inserire video audio, basta copiarli e incollarli e si sommeranno all'interno di questo filmato visualizzandone uno unico. Di fatto si possono anche montare più video uno di seguito all'altro e in questa finestra saranno visibili tutti i file che compongono l'intero filmato. Parlando della sostituzione dell'audio o dell'aggiunta dell'audio all'originale, occorre decidere il formato che si vorrebbe utilizzare. In genere si potrebbe copiare il formato di quello già esistente all'interno. Io lo posso rilevare dall'inspector oppure estraendo il solo audio con il pulsante che c'è in alto. È un AAC stereo 4400 128 kilobit che per il web va benissimo. Quindi devo convertire in stereo il mio filmato, lo salvo. Potrei anche codificarlo già in MP3 o in AAC da qui, ma voglio farlo con QuickTime. Facendolo con QuickTime otterrò due sessioni. Guarda la durata dell'audio. È identica alla durata del filmato. Esporto il file direttamente da QuickTime in formato MPEG 4. Scarto il video perché qui non c'è ancora. Poi nella sezione audio scelgo AAC musicale 4400 128 kilobit al secondo, poi lo salvo. Non avevo messo l'estensione, la aggiungo. Era un AAC. Riapro la versione del file compressa con QuickTime 7. Se guardo il formato è lo stesso identico della versione contenuta nel video. Seleziono tutto. Copio. E in questo momento è dentro la cache della memoria. Faccio la stessa identica cosa nel filmato, seleziono tutto, però mi assicuro che il cursore sia esattamente all'inizio, perché è da lì che verrà incollato. Poi seleziono dal menu Composizione Aggiungi al filmato, non la voce Aggiungi e scala, che invece modificherebbe l'audio adattandolo alla lunghezza del filmato e quindi potrebbe apportare modifica al suono e al sync. Come vedi, dentro alla finestra delle proprietà è stato aggiunto un file audio, si chiama traccia suono 2, ma meglio rinominarle così non faccio confusione. Poi escludo la traccia che non mi serve, ma non la cancello. Ora salvo il lavoro fatto e lo salvo in formato MOV come filmato indipendente. Non verrà compresso un'ulteriore volta, però non è finita perché il MOV in questione è
come un progetto, una sessione di Pro Tools, un file di Photoshop, un file di Logic, cioè contiene tutte le informazioni, ma non è suonabile online sul web. Io devo ottenere un file MP4 con il solo audio in italiano. Ed è qui che avviene il tutto, è qui che creeremo un unico file esportandolo da MOV a MPEG 4. Ora esporto il file, scegliendo da filmato a MPEG 4 e tra le opzioni devo fare attenzione a scegliere il formato video corretto, ovvero invariato. Scelgo invariato perché lascia l'originale esattamente così com'è. Anche nell'audio stessa cosa. Il salvataggio del file sarà particolarmente veloce data l'assenza di compressione. Se apro con QuickTime 10, il filmato ora è in versione italiana ed è in sync. In questo video vi mostreremo il nuovo intuitivo desktop. Ma adesso facciamo le cose serie. Ci sono altri motivi che ti spingono a cambiare l'audio in un video. Per esempio, hai visto un'intervista che dice cose che non ti vanno proprio giù. Come questa, per esempio. Ti faccio vedere la versione originale. Now, people marketing the movie Man of Steel are heavily targeting Christians. They're offering Christian groups free screenings as well as sermon notes that highlight Superman's similarities to Jesus. Ooh. Yes, like how his father sent him to... Wait, I have to read the rest of it. E ora a questo video faremo dire altre cose. Dovremo inventarci un testo che stia sul labiale, doppiarlo in sync e poi realizzare un mixdown o un bouncing dell'audio della stessa identica lunghezza del video per poi sostituirlo, come abbiamo visto prima. Ed ecco il risultato finale con effetti e nuovo doppiaggio. No, davvero, ci sono persone che si sentono Superman. Stavi parlando e loro ti mettono in bocca altre parole. Eri sicuro di aver detto una cosa sensata, ma questi ti mettono in bocca cose che tu non hai mai detto. Sì, esatto, si sentono come dei supereroi con un... Ma a me non è mai entrato niente in bocca. Aspetta un attimo, non ci siamo capiti. Lasciamo stare che rischiamo veramente di fare una brutta figura. Ma sei tu che hai tagliato di cosa in bocca? Now, people marketing the movie Man of Steel are heavily targeting Christians. They're offering Christians... Davvero, ci sono persone... Davvero, ci sono persone che si sentono Bocca altre parole, eri sicuro di aver detto una cosa sensata, ma questi ti mettono in bocca cose che tu non hai mai detto. Sì, esatto, si sentono come dei supereroi con un... Ma a me non è mai entrato niente in bocca. Aspetta un attimo, non ci siamo capiti. No, davvero, ci sono persone che si sentono Superman. QuickTime 7
è particolarmente utile per modificare i filmati, anche se non hai tutte le codifiche che ti servono. Abbiamo guardato un file MP4 e i MOV, che possono essere trattati più o meno tutti allo stesso modo, ma se ti capita per esempio di avere un file AVI, magari compresso in DVX, questo per esempio l'ho compresso dalla mia collezione e l'avevo messo nel mio serverino. Ora proviamo a vederlo e lo apriamo con QuickTime Player 7. QuickTime Player 7 me lo vede tranquillamente il video, un video che dura un paio d'ore, 1 ora e 40, lo vede tutto. Ora ne prendiamo solo un pezzettino, ti faccio vedere come è codificato. Questo file è codificato in AC3 720x304 ed è un X-video, ok? All'interno del file AVI, se ti faccio vedere da QuickTime Player, la finestra proprietà filmato, presenta sempre le stesse caratteristiche e io posso togliere la traccia video oppure la traccia audio e non farla suonare, e anche sostituire la traccia audio come ti ho fatto vedere prima, magari cambiando il formato da AC3 in un altro formato che preferisco, non ha importanza. Posso fare anche altre cose, te le faccio vedere. Ad esempio, partiamo da qui, diamo il punto d'ingresso premendo I sulla tastiera, dopo qualche minuto il punto di uscita premendo O sulla tastiera, Command C, che sarebbe praticamente copia questa porzione di video, Command New, cioè facciamo un nuovo progetto, un nuovo file di QuickTime, Command V, ovvero incolla, e abbiamo un filmato di 1 minuto e mezzo, esattamente con le stesse identiche caratteristiche. Te lo faccio vedere, finestra proprietà filmato, per questo qua che si chiama senza titolo in questo momento, c'è il video e l'audio, ok? Quindi QuickTime, anche se io su QuickTime non ho la codifica X-Video e nemmeno la codifica AC3, cioè non le ho comprate, QuickTime con solamente un paio di aggiunte, lo fa funzionare lo stesso. Il problema ce l'hai quando devi salvare il filmato, cioè registra con nome. Questo qua si chiama Johnny English, per esempio, cut, tagliato. Se lo salvo come filmato indipendente, naturalmente. In questo modo io avrò un filmato completo e non un riferimento, ma si chiama MOV, dice accidenti, e come l'ha compresso? Non salvare questo e ti faccio vedere. Ora chiudo anche questo e apriamo il nostro cut MOV con QuickTime. Guarda le caratteristiche, sono identiche a quelle del filmato precedente. Se apro la finestra proprietà filmato, avrò gli stessi file, sono quelli che ti ho fatto vedere prima. Posso disabilitarli, abilitarli, posso anche estrarre solamente il video, per esempio estrai, ne crea uno che si chiama senza titolo e io posso, in questo filmato senza titolo, se ti faccio vedere di nuovo dalla finestra proprietà filmato, vedrai che c'è solo il video, perché ho estratto solo il video, e lo posso salvare, non salvare in questo caso. Ok, lo posso salvare con un altro nome, posso estrarre anche la traccia del suono, per esempio. Estrai, me lo salverà come senza titolo, archivio, registra con nome. Lui li salva sempre, QuickTime, in formato MOV. Per lui sono sempre dei MOV. Se lo registri come filmato indipendente, lo chiamo audio, guarda, te lo faccio vedere. Audio MOV, salva. Troverai un file che si chiama Audio MOV, ma se io gli cambio il nome, lo chiamo AC3, sì, usa AC3, e poi lo apro, per esempio, te lo apro con cosa lo apro? Twisted Wave, per esempio. Twisted Wave, come vedi, lo ha aperto come un formato AC3, cioè un audio multicanale, ovvero lo ha riconosciuto. Ora, non ho la codifica per questo tipo di audio, è l'unico che lo può suonare in questo momento, credo proprio che sia VLC. Eccolo qui, questo è VLC, forse te lo posso far sentire. Eccolo. La gente è sentito? È giù che la attende. È lui. È un file AC3. L'unica differenza
rispetto a un altro tipo di salvataggio, a quello che abbiamo visto prima, è che lui continua a salvarli sempre i filmati in formato MOV. Questo vuole dire che questo file, che si chiama MOV, in realtà io lo posso chiamare AVI. AVI, cambio semplicemente l'estensione e lo apro con VLC, come abbiamo fatto prima. E infatti, riepilogando, anche se si tratta di un file con all'interno formati difficili da riprodurre con QuickTime, a meno di non avere tutte le varie codifiche acquistate, il filmato, se QuickTime lo riesce a leggere, perché il sistema comunque la codifica la riesce a leggere, te lo farà sempre vedere con i due file contenuti all'interno. Quando li vai a salvare, li salvi come MOV, poi gli cambi l'estensione. Salvandolo come MOV, registrandolo come filmato indipendente, non avviene nessun tipo di codifica e ricompressione del file. Grazie per avermi seguito fino qui, al prossimo video!